Sono pesanti gli effetti degli incendi dei giorni scorsi che hanno colpito pesantemente la Russia. Nelle zone devastate oggi è arrivato anche il premier Putin, che certo non ha avuto una buona accoglienza da parte della popolazione. Vediamo perché nel servizio di Mila Cataldo. In Russia la lotta contro il caldo torrido e le fiamme inizia a segnare alcuni piccoli progressi, tanto che il Cremlino ha revocato lo stato d'emergenza in 3 delle 7 regioni della Russia europea colpite dagli incendi. Ma se gradualmente la situazione tende ad essere meno critica, una vera e propria bufera si sta abbattendo su Vladimir Putin e Dmitry Medvedev, in vertiginoso calo di consensi. Eloquente un filmato che mostra il premier Putin in visita in un villaggio russo devastato dalle fiamme. Eccolo, mentre viene duramente contestato dalla popolazione disperata. La rabbia dei cittadini russi cresce sempre di più per come è stata gestita l'emergenza incendi e per l'eccessivo ritardo nei soccorsi. A gran voce queste donne chiedono a Putin che si faccia chiarezza sulla strategia da adottare per affrontare questo drammatico momento che sta vivendo il paese. Il video messo in onda dall'emittente France 24 non sarebbe stato invece trasmesso dai telegiornali russi. Anche la radio Ecco di Mosca ha minimizzato la portata della manifestazione che si è svolta oggi davanti al municipio della capitale russa contro il sindaco moscovita Yuri Lutskov e il premier Vladimir Putin. Poche decine di contestatori dell'opposizione, ha riferito Radio Eco di Mosca, immediatamente fermate dalla polizia. Non avrebbero quindi sortito l'effetto sperato le prodezze aeree del premier Putin alla guida di un mezzo antincendio mentre doma i roghi sbandierate in TV, e non sembra neppure essere servito a molto l'escamotage mediatico dell'epurazione plateale di 5 alti ufficiali della Marina rei di non aver saputo fermare i roghi che hanno distrutto una base militare. A Mosca intanto si torna a respirare, i venti favorevoli hanno diradato la coltre di fumo dal cielo della capitale, dove gli incendi sono stati ridotti del 25%, mentre sarebbero ancora 560 i roghi sparsi in tutto il paese. Ma le conseguenze degli incendi sono pesanti e si faranno sentire, le fiamme hanno distrutto un quarto dei raccolti di grano. A lanciare l'allarme è stato il leader del Cremlino, Medvedev, che ha ordinato al governo, agli enti di controllo e alla magistratura di vigilare sui prezzi del grano e di altri generi alimentari come farina, pane e latte, così da evitare aumenti e speculazioni.